Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come. Continua la serie TV con Luisa Ranieri, le indagini di Lolita Lobosco. L'attrice questa volta parla del suo personaggio e confessa cosa succederà al vicequestore. Lunedì 11 marzo andrà in onda una nuova puntata delle indagini di Lolita Lobosco 3. Più precisamente la seconda puntata della terza stagione iniziata lo scorso 4 marzo. Questa nuova stagione comprende 4 puntate e il pubblico non vede l'ora di poterle vedere. Durante la prima puntata è comparso un nuovo personaggio, Leona, che sta per conquistare il cuore di Lolita. Tuttavia nessuno si aspetta quello che succederà. Lolita Lobosco sconvolgerà tutti. Luisa Ranieri intervistata ha fatto un piccolo ritrattato del suo personaggio interpretato nella serie di Rai 1. La serie ha ottenuto un grande successo e continua a riceverlo, ma vediamo cosa ha detto la Ranieri. L'attrice parla di Lolita Lobosco, cosa pensa la Ranieri. Luisa Ranieri intervistata da chi ha confessato cosa pensa del suo personaggio, Lolita Lobosco, la sfida è essere ruvida, ma accogliente. Legata alle radici, ma anche proiettata verso il futuro. Mai stanca, ma sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo. Così Luisa Ranieri parla di Lolita e dalle sue parole di capisce quanto ama vivere il set della serie. Secondo l'attrice, c'è davvero qualcosa di magico nella serie. Anche tra noi interpreti c'è un'empatia sottile, come quando uno di noi improvvisa e l'altro è sempre pronto a stare sul pezzo. C'è una familiarità che si è creata fin dalla prima stagione. Queste le parole dell'attrice sul set e sui colleghi con cui lo condivide, ma ancora non è tutto. Sul personaggio di Lolita, la Ranieri ha confessato di riconoscersi caratterialmente nel personaggio interpretato, io per dare il massimo devo lavorare in serenità. Mi serve un clima giocoso ed evitare il conflitto. Dice l'attrice raccontando questo aspetto del suo carattere che crede possa aiutare anche le persone che le sono accanto sul set. La Ranieri non si lamenta della sua carriera e di dove è arrivata. Si gode quello che ha e sul futuro di Lolita Lobosco rivela, da attrice leggendo il personaggio, non la vedo sposata con i figli. Vedo Lolita come una donna che è alla ricerca sempre di forti emozioni. Lolita ha messo il lavoro davanti e non si fermerà fino a quando non troverà il compagno giusto per lei. Ma cosa hanno in comune Lolita e Luisa Ranieri, l'attrice, la passione per le scarpe. Ma anche sul fatto di essere un po' malinconica su alcune cose. Io ho lavorato molte su questa dualità, donna fragile anche se apparentemente molto forte.